Sì, 5 reti da sole non bastano a spiegare quanto sia stata intensa la partita. De Canio, oggi contro il suo passato, ha trasformato la Regina in una squadra che insegue la salvezza attraverso lo spettacolo. Tante assenze hanno comunque condizionato l'Udinese che, pur perdendo, ha fatto davvero una gran bella figura. L'avvio della gara è di quelli che fanno trattenere il fiato. Dopo 20 secondi l'intesa Nakamura Di Michele libera in aria Bonazzoli, coraggiosa e determinante l'uscita di De Sanctis che si protegge così. Alla terza la Regina si affida a Nakamura. L'assist per Bonazzoli è un capolavoro che l'attaccante capitalizza come meglio non potrebbe. 1-0 e Calabresi in festa. Vantaggio che racchiude in sé la sintesi tra la tecnica del giapponese e la potenza di Bonazzoli. L'Udinese ha una reazione immediata. Muzzi, e lo stiamo per vedere, ipnotizza Vargas ed arriva a contatto con Berardi. Iranek lo sbilancia e Racalbuto decide per il calcio di rigore. L'immagine rallentata evidenzia il contatto e fa intuire il fallo del difensore. Pizarro si assume la responsabilità, Berardi intuisce ma non basta. Alla settimo è pareggio, 1-1. La partita è un continuo sussulto, la riprova al 12°. Falzini va al cross, Pieri respinge corto, Di Michele si coordina e batte De Sanctis. Il 2-1 si materializza così. Limita la sua gioia Di Michele, ex per nulla avvelenato. E merita davvero il replay questo gol che restituisce il vantaggio ai calabresi. Prima della mezz'ora, punizione di Cozza, violenta ma centrale, De Sanctis c'è. Tra mille emozioni si giunge allo scadere del tempo. In azione Pinzi. Invito è per Iaquinta, in anticipo su Torrisi. Belardi rimane immobile e all'Udinese riesce il secondo aggancio. Davvero abile Iaquinta, ma è palese anche l'incertezza del portiere Amaranto. La sintesi, curata da Roseto Greco, ci conduce alla punizione di Nakamura alla 16° della ripresa. Iaquinta, chissà perché, colpisce con la mano ed è inevitabile il rigore contro l'Udinese. Rivedere l'episodio elimina poi qualsiasi dubbio. Dal dischetto Cozza, che spiazza De Sanctis ma mette a lato. Racalbuto fa però ripetere perché l'aria prima del tiro è già affollata e lo vediamo. Secondo atto. Cozza calcia e fa centro, ma Di Michele è dove non dovrebbe essere e dunque tutto da rifare. Si ripete il copione. Cozza non cambia angolo, De Sanctis non ci arriva e questa volta il 3-2 diventa cosa fatta. Se i cambi non mutano il volto della sfida che Muzzi al 40° prova a rimettere in equilibrio, Belardi blocca a terra. Minuto 43. Iaquinta vorrebbe il rigore per questo intervento di Iranek. Racalbuto però non è d'accordo e punisce le proteste con un cartellino giallo, il secondo per l'attaccante che viene espulso, mentre noi rivediamo l'accaduto. 5 minuti di recupero e perfino De Sanctis in avanti non bastano all'Udinese per pareggiare. Per la Regina, quinta vittoria interna consecutiva. Stasera sarebbe salva. Regina 3, Udinese 2, Maffei a tira linea.